Tra gli scrittori russi all'interno del contesto che va dalla fine dell'Ottocento fino ai primi 40 anni, ai primi 50 anni del Novecento, credo che Mikhail Bulgakov sia un punto importante per le innovazioni che crea, non solo sul piano culturale e quindi antropologico, ma per quelle innovazioni che si innescono all'interno della letteratura russa. Una delle innovazioni importanti che Bulgakov porta è quella di trattare la letteratura e quindi il linguaggio letterario anche come modello scientifico, attraverso l'esperienza scientifica. Ma d'altronde Bulgakov era un medico, laureato in medicina, e conosceva molto bene l'indagine scientifica anche sul piano matematico. E l'ironia all'interno di questo tracciato diventa una competenza che nasce all'interno proprio di questa sua struttura mentale. È uno di quegli scrittori della dissidenza cosiddetta e che è sempre a cavallo tra due civiltà, pur all'interno della Russia, quella russa incarnata dal mondo zarista e quella russa incarnata dal mondo sovietico dopo la rivoluzione del 17. Infatti Bulgakov nasce nel 1891, nasce a Kiev e muore a Mosca nel 1940. Tra i suoi romanzi, che hanno una incidenza nel panorama letterario russo, ma direi nel panorama culturale tout court, attraverso anche la forma di teatralità, perché il teatro in Bulgakov diventa un trascinamento del linguaggio offerto al personaggio, ai personaggi sulla scena. Quindi la letteratura è vissuta da Bulgakov come una realtà rappresentativa teatralizzata e teatralizzabile. Egli ha pubblicato testi come Romanzo teatrale, La Guardia Bianca, diversi romanzi brevi e racconti, I giorni di Turbin, e i suoi racconti restano un punto cruciale all'interno di tutto il suo narrare, del suo creare un immaginario in cui i personaggi hanno la loro importanza. Forse è uno di quegli scrittori russi che, oltre alla rappresentazione del cosiddetto realismo o realismo magico, se vogliamo guardare anche alla letteratura europea, ha incarnato profondamente il ruolo del personaggio. Si pensi a Cuore di cane. Ma si pensi anche a un romanzo che ha fatto molto discutere perché ha posto in essere delle tematiche sia religiose e sia di chiaro elemento riflessivo sul rapporto tra Antico e Nuovo Testamento. E dentro però calati all'interno di quella visione, di quell'atmosfera che è quella sovietica. Il maestro è Margherita. Bene, in questo romanzo, in modo specifico, il realismo ha una sua crudeltà profonda in cui il messaggio della passione, passione di Cristo però, il processo di Cristo, la figura di Cristo e di Ponzio Pilato,
all'interno della Russia ortodossa, pongono una specificità ben definita e ben precisa in cui il rapporto cristiano che vive Bulgakov diventa un vero e proprio modello di trasposizione teatrale sul piano metafisico, sul piano della realtà metafisica. È un fatto di importanza notevole questo, perché come capacità di espressione lirica, il modello non è più quello sovietico in sé, ma è quello prettamente russo. E prettamente russo significa avere incarnato dentro questa sua dimensione, che è una dimensione straordinariamente metafisica, anche se non si perde di vista, e Bulgakov non si è mai perso di vista, il dato, che è il dato, se vogliamo, teologico, ma è una forma di teologia che diventa ortodossia. E il Maestro e Margherita credo che sia un'espressione significativa di questo mettere in scena la passione di Cristo con una ironia straordinaria. E questo lo si può vedere anche nel film che è stato interpretato da un magnifico Ugo Tognazzi, il maestro. E l'ironia diventa sarcasmo, pur in una dimensione che era una dimensione di profonda tragicità vera e propria. E i modelli sono quelli del perfetto rapporto tra il procuratore di Giudea e la figura di Ponzio, ovvero la figura di Ponzio Pilato, con il dato nevralgico che è il senso di capire o il senso di comprendere quello che era il perdono allora. E tutto questo ha una sua straordinarietà, se si considera il contesto nel quale Bulgakov ha operato, un contesto in cui in fondo è stato rappresentato in modo particolare anche da uno scrittore come Dostoevskij. La figura di Dostoevskij è sempre presente in quella Russia dell'Ottocento, che supera il Novecento. È sempre presente perché se convivono con il pensiero di Dostoevskij, in una temperie precisa, nel quale Dostoevskij è ancora vivo, successivamente Dostoevskij è sempre un'ombra costante, un'ombra intesa in senso positivo, positivo, una guida, direi, più che ombra. La chiusa di Il Maestro e Margherita nell'epilogo ci offre un immaginario ben definito, proprio quando si legge, aperte virgolette. Allora la luna diventa tempestosa, getta fiumane di luce su Ivan, spruzza la luce in ogni direzione. La stanza si inonda di luce lunare, la luce oscilla, si alza più in alto, sommerge il letto. Ed è allora che Ivan Nikolaevich dorme col volto felice. Al mattino si sveglia taciturno, ma completamente tranquillo e rimesso. La sua martoriata memoria si placa e fino al prossimo plenilunio, plenilunio, nessuno inquieterà il professore, né l'assassino col naso
infossato di esta nel feroce quinto procuratore della Giudea, il cavaliere Ponzio Pilato. Ecco, chiuse virgolette, ecco la trasposizione che diventa trasmigrazione di contenuti, ma anche di una vera e propria espressione in cui il bene e il male diventano una dimensione che supera l'onirico, ma che ha in sé una teatralità che troveremo poi anche in Boris Pasternak, ovvero nel Dottor Zivago. Bulgakov dunque ci offre questa capacità di leggere una letteratura che si serve come ironia e come destino di ironia che avviene in Gogol, si serve della trasformazione, del guardarsi allo specchio, di mettere davanti allo specchio non solo la fisicità in sé, ma anche il pensiero. Si rifletta su questo. C'è uno scrittore che pone allo specchio il pensiero e ciò lo si nota in Cuore di cane, in cui il protagonista è appunto certamente il medico alla ricerca, la scientificità, il sarcasmo. Ma il punto centrale è l'incarnazione di una metamorfosi, poi. C'è questo cane che ha il pensiero e che osserva, che ascolta dopo aver subito un trapianto. È una metamorfosi vera e propria, è questa visione della metamorfosi che entra all'interno della cultura russa. All'interno della cultura russa è la sofferenza, il dolore dello scrittore sta proprio in questo trascinamento dell'ironia. Già nel primo incipit del primo capitolo si può leggere una forma che ha una sua straziante ironia o stazionaria ironia, quando si ascolta, aperte virgolette, il suono ululato di un cane. Guardatemi, muoio. E il mio ululato si confonde con quello della tormenta, che così, attraverso il portone, mi canta la sua messa da morto. È finita per me, proprio finita. Un individuo schifoso, con quel suo lurido berretto, il cuoco della mensa, per l'alimentazione normale degli impiegati del Consiglio centrale dell'economia nazionale, si è preso il gusto di sbattermi addosso una pentola d'acqua bollente e mi ha mandato in malora il fianco sinistro. Brutta carogna! E sì, che è un proletario. Santissimo Iddio, che male mi fa! Quell'acqua diabolica mi ha lessato la carne fino all'osso e ho un bell'ululare, tanto non serve a nulla. E qui si nota, chiuse virgolette, qui si nota proprio questo passaggio in cui la sofferenza all'interno del mondo sovietico e anche nel passaggio tra la rivoluzione di Lenin e la stratosferica potenza staliniana. E Bulgakov vive entrambi questi momenti, il passaggio da modello zarista a Lenin e da Lenin allo stalinismo. Li vive con grande intensità all'interno di quella visione che è la cultura russa. Si libera da questa dimensione dal punto di vista del pensiero, dal punto di vista spirituale, nel momento in cui entra in contatto con la cultura
europee, in modo particolare con la cultura francese, perché è uno di quegli scrittori che ha dato spazio anche ad un discorso su Molière. Beh, pensate, uno scrittore russo che si confronta con la cultura francese. E qui entra in gioco tutta una visione luminare e illuminare che supera persino il concetto gogoliano dell'ironia per una trasmissione di valori i cui valori stessi sono il dato di una dimensione soprannaturale, in fondo, che c'è in Bulgakov e che con Molière diventa una patina ironica, se vogliamo in fondo sarcastica, in cui le figure che diventano figure di una caricatura teatrale sono dentro appunto anche, al di là di Cuore di Cane, dentro il romanzo Il Maestro e Margherita. Quindi la sperimentazione, che è una sperimentazione da medico inizialmente, diventa una sperimentazione dal punto di vista anche teologico e ortodosso. Mettere insieme questi aspetti, questi elementi, significa creare un viaggio in quella revisione gogoliana, come dicevo prima, che ha dentro di sé il tragico come espressione finale, o meglio il tragico come ironia nel contesto di una letteratura che non pone al centro il reale, ma pone al centro il personaggio. È forse una delle innovazione, una delle rivoluzioni importanti di Bulgakov sia stato proprio questo sapere unire l'ironia alla rappresentazione del personaggio vero e proprio. E qui entra in gioco, credo, anche l'importanza dei suoi studi, che sia scientifici sia medici, e i suoi studi che hanno toccato in modo particolare quelle caseggiato intellettivo che nasce all'interno della formazione di Molière. Forse un dato che ci libera o si libera dalle manifestazioni in cui la letteratura deve essere espressione individuale, espressione di un determinato modello di società. E con Bulgakov tutto questo non avviene, perché il personaggio, prendendo il sopravvento, ha una sua specificità vera e propria. E credo che anche nei racconti iniziali, come i racconti di un giovane medico, La Guardia Bianca, ci siano queste visioni in cui tutto il mondo o il modello culturale russo diventa un viaggio vero e proprio che caratterizza poi quel percorso letterario da Mandelstam, Isaac, Babel, in cui nel Maestro e Margherita questa disperante possibilità di superare l'imposizione staliniana, stalinista, è tutta dentro il suo proverbiale modello, che è un proverbiale modello di conoscenza, appunto, tra scienza e umanesimo vero e proprio. Scienza e umanesimo sono due forme che diventano i quartieri della propria anima, diventano i quartieri della propria esistenza. L'influenza culturale di Bulgakov ha segnato una tappa importante anche negli anni successivi. Se si pensa
a tutta la letteratura che è nata dopo Bulgakov nell'affrontare il processo di Gesù, il rapporto tra Gesù e Ponzio Pilato, che diventa un vero e proprio aggancio, e non solo teologico, ma letterario vero e proprio. Ma, come dicevo, la visione di un Bulgakov che ha in sé una caratteristica, tra mondo russo e mondo euro-asiatico, è rappresentato proprio da quel libro, da quelle lezioni, da quel modello che ci viene nel leggere Molière. Infatti, nella vita del signor de Molière, Bulgakov esprime una vera e propria capacità levatrice in cui il mestiere di scrittore diventa la sofferenza dello scrittore, diventa consapevolezza e la capacità di porre in essere una dimensione che non è più, e non è soltanto una dimensione letteraria, ma diventa anche una dimensione prettamente esistenziale. E voglio chiudere con una citazione tratta proprio dalla vita del signor de Molière, quando dice: una levatrice, tra virgolette, una levatrice che aveva appreso l'arte nella divina casa della maternità di Parigi dall'insegnamento della sua maestra, la famosa Louise Bourgeois, aiutò la gentildonna Poquelin, nata a Cressè, a mettere al mondo il 13 gennaio 1622 il suo maschio primogenito, nato prematuramente. Levatrice. Levatrice sì dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista del contatto con una cultura che è altra rispetto a quella russa. È chiaro che resta uno scrittore profondamente della dissidenza e resta tale. E quando dice nella sua lettera a Stalin, e usa queste parole, sottolineo, tra virgolette, per le mie opere non vi sono speranze. Chiedo dunque al governo sovietico di esiliarmi d'urgenza. Faccio appello allo spirito umanitario del potere sovietico perché mi lasci in libertà, poiché come scrittore nella mia patria io non sono più utile. Chiuse virgolette. È una lettera importante, una nota significativa, una sottolineatura che ci fa capire, ci fa comprendere cos'è stato Bulgakov nel passaggio tra letteratura russa, letteratura sovietica, all'interno di un contesto che è quello certamente letterario, come dicevo, ma è profondamente radicato a dimensioni che sono dimensioni esistenziali e quindi antropologiche.